Desidero adesso anzitutto salutare i giovani universitari. Grazie per la presenza. I professori. E voi tutti che siete venuti oggi così numerosi in piazza San Pietro per partecipare alla preghiera dell'Angelus e per esprimermi la vostra solidarietà. È bello vedere questa comune fraternità della fede, grazie per questo. Un pensiero di saluto va anche ai molti altri che si uniscano a noi spiritualmente. Vi ringrazio di cuore, cari amici. Ringrazio il Cardinale Vicario che si è fatto promotore di questo momento di incontro. E avevo accolto molto volentieri il cortese invito che mi era stato rivolto ad intervenire giovedì scorso all'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza Università di Roma e ho elaborato con grande gioia anche il mio discorso. Conosco bene questo Ateneo, lo stimo e sono affezionato agli studenti che lo frequentano. Ogni anno in più occasioni molti di essi vengono ad incontrarmi in Vaticano insieme ai colleghi delle altre università. Purtroppo, come è noto, il clima che si era creato ha reso inopportuna la mia presenza alla cerimonia. Ho soprassedutto mio malgrado. Ho voluto comunque inviare il testo che avevo preparato nei giorni dopo Natale per questa occasione. L'ambiente universitario, che per lunghi anni è stato il mio mondo, mi legano l'amore per la ricerca della verità, per il confronto, per il dialogo franco e rispettoso delle reciproche posizioni. Tutto ciò è anche missione della Chiesa impegnata a seguire fedelmente Gesù, maestro di vita, di verità e di amore. Come professore, per così dire, emerito, che ha incontrato tanti studenti nella sua vita, vi incoraggio tutti, cari universitari, ad essere sempre rispettosi delle opinioni altrui e a ricercare con spirito libero e responsabile la verità e il bene. A tutti, a ciascuno, rinnovo l'espressione della mia gratitudine, assicurando il mio affetto e la mia preghiera.